Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul canale. Questo è il 14° episodio della serie di Minecraft Ita. Quest'oggi, come potete aver letto dal titolo, andremo a fare degli ascensori. Prima cosa ragazzi, se sentite dei rumori di sottofondo, qualcosa tipo lavori, è perché ho dei lavori a casa e quindi è un po' un casino. Proverò a ridurre il rumore di questo di sottofondo per il quanto possibile, però si sentirà. Allora, volevo farne uno qua, dove vedete questa cosa d'acqua, questa cascata d'acqua. Poi un altro lì, però non proprio lì dove c'è questa. Magari potremmo farlo sia qui che laggiù per scendere, appunto. E la struttura sarà fatta da legno di abete che ho preso, non tanto però abbastanza. Poi il vetro bianco che dobbiamo fare in pannelli, sì. Qua non lo so, beh io faccio così, poi vediamo dopo quante ne dobbiamo fare. E poi non queste foglie qui in mano, ma bensì quelle di abete che sono un po' più scure e sono più carine. Allora, spero vi piaccia come cosa. E invece per la salita useremo la tecnica con acqua e soul sand. Appunto bisogna riempire tutta una torre di acqua, non basta solo mettere per esempio un secchio, quindi dovrò mettere un secchio alla volta, quello lì tranquillo lo farò in off camera o lo metterò alla fine del video. E detto questo possiamo andare giù e lo facciamo magari. Andiamo giù intanto noi. Sto per morire. Per poco non morivo. Ok, potremmo farlo qui accanto. Sarà proprio un blocco, una costruzione 3x3 di blocchi proprio. Quindi sarà solo il punto iniziale al centro. Ok, prima di tutto prendiamo due pezzi di terra da mettere solo magari qua e qua. Ok, questo qui sarà diciamo, l'arrivo per l'ascensore. La cosa partirà dai tronchi, che saranno appunto messi così. Ho avuto un po'. Sono andato un po' a caso, un po' a sentimento come sempre. Quindi farei quattro pilastri così. In mezzo ci metto il vetro bianco. Ovviamente non basta questa linea qua. Infatti dovrò farmene veramente tanta. Pensandoci, potrei andare in una delle Soul Valley all'interno del Nether, dove sono presenti i fossili di scheletri. No, aspetta, fossili di scheletri non esiste. Fossili di creature antiche, in teoria è quella la storia, che sono fatti di ossa. Posso prendere il bone meal e di conseguenza far crescere gli alberi. Vabbè, ma intanto andiamo giù. Allora, la porta dovrebbe essere di qua, perché è l'unico punto decente. Quindi qua si cade, qua si cade, di qua è brutto, quindi di qua è meglio. Quindi prendiamo questi pannelli e lo metterei così. Questo lo togliamo. Spero. Ok, l'acqua non ci dà fastidio. Facciamone uno per volta, tanto non cambia. E poi ogni tanto mettere delle foglie. Tipo, cioè non ogni tanto a caso. Sempre con un. O anche a caso, non sarebbe male a caso. Cioè non a caso, proprio a caso. Però nel senso, non troppo. No, vi prego, non deve fare così. Vabbè. Diciamo non a caso, però in modo un po' decentemente estetico, si dice? Decentemente estetico? Non lo so. Qua, vabbè. Qua vediamo un po' quanto sarà alta. No, 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 no. Non cadiamo. Vediamo un po'. Beh, sì, più o meno. Diciamo che deve arrivare qua. Sì, più o meno. Magari forse ancora uno in più. Eccoci giù. Facciamo così per tutti e quattro i lati. In basso metterò appunto il blocco di soul sand e in più una porta ovviamente, sempre nel legno d'abete. 44 blocchi. 44 blocchi, quindi. Allora, facciamo un po' di calcoli. 44 per 4. Allora, 44 per 4. 176. Facciamo, vediamo un po' quanti stack sono. Sono 2 stack e 48.
Beh, due stacche qualcosa di... Non ho visto bene. Di legno ci servono. No, non è vero, cosa dico? Circa uno stacco e qualcosa di legno. Perché se non sbaglio... Sì, quasi due stacchi di legno. Quindi, vabbè, facciamo... Sì, prendiamo prima il legno, finiamo questo e poi metterò le foglie. In questo episodio farò solo questo di ascensore, poi gli altri li farò in off camera. Perché tanto sarebbe vedere sempre la stessa cosa, quindi è un po', diciamo, noioso dopo un po'. Meno male che mi sono fatto un'altra ascia, perché sennò qua ero morto. Già che ci sono, mi prendo dal boscio di abete. Allora, se non sbaglio, perché io mi ricordo che qualche mese fa avevo fatto un mondo dove avevo fatto una specie di farm di legno. Farm semiautomatica. Siccome io praticamente mettevo... Ora non so se funziona ancora. Proviamo a vedere. Forse qui magari. No, qui. Proviamo qui. E proviamo a fare una cosa del genere. Mettevo di fianco tanti abeti. Perché funzionava solo con gli abeti, se non sbaglio. Gli davo. Il bon meal, ma non funziona. Non funziona. Non funziona. Perché non funziona? L'hanno patchato? Cioè, non lo so. Perché davo il bon meal e crescevano degli alberi. Ma tipo. Tantissimi, tipo altissimi. Devo tornare a vedermelo. Tra l'altro questo è bello alto. No, vabbè. Prendiamoci anche questo. Saplings. Questi saplings ci servono. Non so in che modo. Beh, io ragazzi li lascio qua, tanto al massimo non crescono e mi servono per impiantarli poi dove appunto li taglio. Ok, possiamo andare, mettiamoci questo qua e questo qua. Ci dovremmo aiutare con l'acqua, mi sa. E già che ci siamo, andiamo a prenderci una porta. Qua mettiamo la porta così. E qua facciamo così. No, non mi piace. Non mi piace, dobbiamo fare magari così. Mettiamo una crafting table, tanto la metteremo tipo qui. Vabbè, non qui, però. Vediamo poi. Mettiamo questo qui. E dai, già meglio. Meglio di prima. Ok, perché noi entreremo. Qua ci sarà un blocco di Soul Sand che ci spingerà là sopra. E basta. È giusto per non prendere sempre quest'acqua che è molto più lenta. Invece con la Soul Sand, siccome fa uscire dell'aria dal proprio... Dai propri buchi, diciamo. Non pensate male. Fa appunto salire le bolle d'aria che a contatto con l'acqua ti spingono verso l'alto. Ragazzi, ma nei miei video c'è tutto: c'è fisica, filosofia, di tutto. Matematica prima abbiamo fatto. Quindi al posto di andare a scuola, guardate i miei video. Tanto più o meno la stessa cosa. Sì, ma ora sono abbastanza stupido perché. Come li metto gli altri? No, 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 no. Facciamo tipo così. Ok. E ora non facciamo questo, ma facciamo quello lì. Spero di arrivarci, ok. E lo portiamo solo avanti di poco, perché non possiamo di tanto. Ok, per il resto, mettiamo le foglie, mo. Una cosa del genere, ragazzi. Non ne so. Non ne sono molto sicuro, eh. Cioè, verrà. Potrebbe benissimo venire. Una cosa bruttissima. Io ovviamente cado. Vabbè, uso le foglie per farmi un'impalcatura. Ok, possiamo fare così, così. Una cosa del genere, no? Non vi piace? Vi prego, ditemi che vi piace. Non lo so perché non ne sono molto sicuro. Beh, dai, non è male. Cioè, provate a vederlo in tutti i posti di qua. Sentite ragazzi, io direi di prenderci un secchio. Qua togliamo. E mettiamo l'acqua al centro, così almeno passiamo dal centro, perché sennò qua rischiamo di morire come sempre, perché io muoio sempre, molti di voi lo sanno, perché non ho visto gli scorsi video. E è un bel casino. Ecco qua un secchio d'acqua, tra l'altro ne avevo due, però uno non si sa dove è andato. Vabbè, mettiamolo al centro. Ok, arrivati qui, allora. Andiamo su questa foglia qui, che
che non ci vede, però vabbè. Allora, andiamo un po' più sotto. Cosa mi ha dato? Dei bastoncini? Oh, perfetto, questa qua volevo. Ok, tutte queste foglie le togliamo in qualche modo. Così abbiamo tutte le foglie e siamo a posto per ricominciare a mettere le foglie. Anzi no. Vabbè no, perché dobbiamo partire dal basso. Perché ormai siamo partiti dal basso per mettere le foglie. Quindi. Però è molto carino come colori. Almeno a me piace tanto. Magari passiamo anche dietro, perché sennò dietro poi non si vede. Cioè so che magari nessuno lo vedrà, però magari quando veniamo da lì è un po' più carino. Ma se tipo facessimo una cosa che sale su così. È una prova, ragazzi, non è niente di ufficiale. Ma proviamo a vedere com'è. Beh, ma così non è neanche troppo male, eh. Forse è meglio. Bellissimo, ok. Facciamo così. Quindi, ritogliamo tutto. Va bene, anche tutto. Facciamo tipo così. Vabbè, questo qua magari possiamo tenerlo. Perché tipo, inizia lì, poi va tutto su. Quindi facciamo così. Magari qualche punto sbagliato anche. Se magari faccio così, se magari non muoio, va bene. Ah, tipo ogni tanto possiamo fare, sì, possiamo fare tipo una postazione così. Ecco, vedete che c'è il. Tipo sembra il sole quella luna lì. È troppo potente, secondo me. È una cosa che dovrebbero cambiare. Ragazzi, c'è un caldo qui veramente che sto. Boh. Perché ho spento il ventilatore ovviamente perché se no voi non mi sentite mai più. Vabbè, non sembra brutto. Cioè, ok, è un po' da migliorare, eh. Non so come, però è da migliorare. Però non è così male. Pensavo peggio. Cioè, per me che non sono un mega costruttore di mondi, mi sembra male. Vabbè, allora. Qua direi di. Scusate, ragazzi, ma dobbiamo stopparlo qua perché devo prendere tutto il legno. E poi nel prossimo episodio vi farò vedere appunto chi li ho fatti tutti. Almeno spero di riuscirci. Perché devo prendere un casino di legno. Comunque, a parte questo, per il resto spero vi sia piaciuto. Dovrò mettere la sauce alla base, mettere tutta l'acqua. Però lo farò prima del prossimo episodio. E niente, tra l'altro vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, siccome ho appena aperto un nuovo profilo, da poco. E se ti è piaciuto il video, metti un mi piace. Commenta con quello che vuoi vedere nei prossimi episodi della serie. Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti nessun altro video. E da Stino è tutto. Ciao.